Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un brand americano che presto potete trovare anche nelle profumerie italiane. Il brand in questione è Lanika K New York. È questo brand qui e penso che per chi è andato in fiera al Cosmo Prof già ha avuto modo di conoscere questo brand. Infatti per me non è una nuova scoperta perché in fiera già insomma avevo visto il loro stand, poi ho avuto modo di conoscere il responsabile della Lanika K New York e della GKS Beauty. Infatti per questo ho ricevuto in anteprima questi prodotti. Si può dire che questa collaborazione, diciamo, l'ho ottenuta grazie al Cosmoprof e quindi già conoscevo il loro marchio. Della Nika K non avevo ancora provato nulla, della GKS Beauty invece Sebastiano mi ha omaggiato di alcuni prodottini da testare. Se non sbaglio, alcuni ve li ho mostrati in altri video, qualche prodotto della GKS che mi aveva particolarmente colpito. Comunque, le prime profumerie che tratteranno la Lanika K New York so per certo che saranno in Sicilia. Io quindi vi invito a cliccare sulla loro pagina fan di Facebook. Vi lascio giù nell'info box il link. Sta scannando, non so se sentite, fuori casa mia dalla finestra. Comunque, Tralasciando questa chicca, vi invito a cliccare sulla loro pagina fan di Facebook, così loro praticamente mi hanno spiegato che appena queste profumerie avranno i prodotti della Lanika K New York, scriveranno il nome della profumeria, la via, insomma, dove potete trovare questi prodotti qua. Le prime profumerie a trattare questo brand sono in Sicilia, quindi fortunate sono le siciliane. Allora, è un brand, diciamo, low cost da drugstore, tipo la L'Oreal, per intenderci, per quanto riguarda i prezzi, mi hanno spiegato, perché io prezzi non so assolutamente nulla. Mi hanno mandato una letterina molto molto carina, dove praticamente mi spiega che questo brand è nato nel 1995, i loro prodotti sono già stati testati da milioni di americane, e nulla, vi faccio vedere cosa mi hanno mandato e inizio con il prodotto che mi ha esaltato di più in assoluto, perché dovete sapere che quando sono abbronzata per me è difficilissimo trovare una BB cream che non è cocozza, nel senso ci sono le BB cream scure che di diversi marchi, diciamo, diversi marchi fanno queste BB cream, diciamo, tonalità media o dark, ma sono tendenti all'arancione. Questa qui praticamente ed è della Lanika K nella tonalità media. Innanzitutto è una BB cream correttiva, illuminante, idratante e protettiva. Tiene 5 qualità, insomma. Devo dire che il mio stesso colore di pelle, ed è quella che mi vedete su, l'ho testata sia tamponata con una cipria che senza, e devo dire che mi ha piacevolmente colpito, soprattutto senza l'utilizzo della cipria, perché è rimasta lì, non mi si è scoiata in viso. Pure le ragazze che hanno una pelle grassa la possono usare, perché non vi fa l'effetto lampadina, che deve essere per forza tamponata su una cipria, anzi fa un effetto molto molto naturale, rende proprio radioso il viso, proprio perché all'interno ha proprietà illuminanti. Di questa BB cream mi ha colpito il fatto che è made in Corea, cioè è davvero difficile trovare una BB cream di altri brand che è made in Corea. Io ce le ho quelle coreane, ma perché le ho prese in fiera proprio dai coreani, mentre questa qui della Lanika K è una BB cream coreana e vi preciso raga, non vi so dire il prezzo, però non costa tantissimo se vogliamo paragonarlo ai prezzi che ha la L'Oreal. Ha una scadenza di 12 mesi ed è 47 ml di prodotto, quindi non poco rispetto alle BB cream classiche. Comunque è il prodotto che ho adorato di più, insieme a questo qui, che è l'Art Liner Pen,
della Nika Kay, è un eyeliner in penna. Allora, io già ho altri eyeliner in penna della P2 che mi hanno dato sempre da provare, però non mi sono piaciuti tantissimo, cioè alcuni sì, sono passabili, altri fanno schifo perché si scorticano. Nel senso, se volete modificare la forma della linea, non potete passarci di nuovo su il pennino perché si scortica e si porta via tutto quello che avete fatto prima, cioè uno schifo. Questa qui, invece, allora vi faccio vedere il pennino che è molto molto sottile. Vi faccio vedere il tratto. Vedete, è bello scrivente, è bello nero. E questo qui, anche se si asciuga, avete modo comunque di modificare la forma del vostro eyeliner. Cioè, mi è piaciuto tanto. In più, una qualità che do a questo prodotto è il fatto che non è scrivente anche applicato sugli ombretti, e non tutti gli eyeliner in penna hanno questa qualità. Cioè, quelli P2, almeno quelli che ho io personalmente, devo insistere tantissimo e pigiare forte, quindi non vi garantisce la precisione questo scortavetrarvi l'occhio per far scrivere il prodotto, mentre questo qui non mi ha dato nessun problema. Sono davvero contentissima ed è nella tonalità black, sì, black noir, la 050, ed è l'art liner pen. Sono i due prodotti, diciamo, che mi hanno colpito di più in assoluto. Poi vi faccio vedere gli altri. Allora, mi hanno mandato questo smaltino qua che ho messo sui piedi perché, come potete vedere, faccio il gel, quindi non ho modo di provare gli smalti, però devo dire che subito dalla prima passata è molto molto scrivente. Aspettate il foglio, vi faccio lo sgozzo sul foglio, molto professional come cosa. Allora, così vi faccio vedere anche il pennino. Il packaging è molto carino. Questo è il pennino dello smalto e vi faccio vedere lo smaltino. Ovviamente non è sull'unghia naturale o su una tip, ma su un foglio di carta, ma vedete, è molto molto scrivente sin dalla prima passata. Ovviamente non è che vi posso far vedere il mio piede, per questo vi faccio lo sboccino qui. Ok. Poi ho provato questo rossettino qui della Nika Kay ed è il color Desiree. Lo 024. Allora, faccio una piccola premessa. A me i rossetti shimmer non piacciono perché non lo so, i glitterini non mi fanno impazzire. Infatti, io questo qui, la verità, non gli davo due lire. Però una volta che l'ho provato, ha praticamente il colore di Barbie. È l'unica cosa che, nonostante il fatto sia shimmer, mi ha entusiasmato. Prima, appena l'ho visto, come di prima impressione, poi l'ho provato e devo dire che mi è piaciuto. Allora, vi faccio vedere. Crea un effetto bagnato sulle labbra davvero molto molto bello. Infatti penso che come anteprima di questo video vi metto la foto dove indosso questo rossetto qui, che fa questo effetto specchio stupendo, ed è di questo rosa Barbie, troppo troppo carino. Dura tanto, cioè per essere un rossetto sheer, che solitamente a me i rossetti sheer non durano niente, questo qui dura tantissimo. E devo dire, nonostante il fatto ci sono all'interno, insomma, sti brillantini che non mi fanno impazzire, mi è piaciuto. Inoltre devo dire, come altra qualità che ha questo rossetto è il fatto che fa l'effetto canotto alle labbra, cioè se, quando l'ho indossato praticamente sembrava che avessi le labbra rifatte, cioè sono rimasta veramente basita di questa cosa, mi è piaciuta tanto e quindi diciamo, l'ho promosso questo prodottino qui. Non c'è uno che non mi piace nella maniera più assoluta. Diciamo, non mi fa impazzire. L'unico prodottino che non mi fa impazzire, ma per il colore e per la tipologia di prodotto, sono i lip gloss con i brillantini, ed è proprio questo qui, un lip color gloss della Nika Kay. Quando poi questo brand, vi ho pubblicato la foto su Instagram, fa i lip color a gloss matte, tipo, ma è qualcosa di allucinante.
brillante, cioè dei colori stratosferici, vabbè, l'ho provato. L'unica qualità che mi piace di questo gloss qua è che veramente non appiccica, cioè non è come gli altri gloss che ho, che prende e si appiccicano tutti i capelli sulla bocca. Questo qua non lo fa. Infatti avevo visto il post loro di questi gloss qua e mi è venuta, insomma, mi è salita la curiosità, perché loro hanno scritto che praticamente questi gloss non appiccicavano, e devo dire che è vero, e inoltre hanno un'ottima ottima durata, devo dire la verità. È stupendo il packaging, cioè veramente molto molto elegante, secondo me molto molto carino. E questo qui è nella tonalità, vi dico subito se riesco a trovarla, Boca Raton, la 202. Vedete, è molto 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 glitteroso, infatti l'ho usato mettendo una matita fucsia su tutte le labbra matte e poi ci ho messo su il gloss, perché da solo è veramente un troppo troppo glitter e non mi ci trovo. Un'altra cosa che vi volevo dire è che l'eyeliner l'ho applicato oggi, vedete? È bello nero scrivente, e in più come ultimo prodotto ho usato anche i ciuffettini di ciglia finte, che più ciglie si hanno finte e meglio è, le ho messe solo alla fine. Sono molto molto carine, infatti le ho utilizzate 4 da una parte e 4 dall'altra, e l'effetto è carinissimo. Vedete, si vede più da quest'occhio qua. E nulla ragazze, questo è quanto. Questi sono i prodotti che ho provato in anteprima per voi della Nika K New York. Devo dire che la qualità è abbastanza buona. Vi ripeto, il top per me è la BB Cream. Mi ha entusiasmato proprio. Cioè io, per dirvi, per mettermi una BB Cream a un matrimonio, che io solitamente quando vado ai matrimoni mi faccio lo stucco, mi faccio anche il contouring in crema per le foto, diciamo, vi assicuro che mi ha retto tutte quelle ore. Sono tornata a casa alle 2 la notte, c'era ancora, mi ha proprio entusiasmato che non potete capire. Va bene, detto questo, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze.